Ciao, questo è il video degli usati della settimana e partiamo sempre dalla base. Io ho utilizzato e ho terminato la BB Cream della L'Oreal, la Nude Magic, questa qui che mi piace tanto. Poi invece ieri che era sabato e oggi che è domenica sono andata con il fondotinta della neve, la colorazione Light Rose, che anche questo mi piace, più coprente della BB Cream e mi ci trovo abbastanza bene. E quando ho utilizzato la BB Cream come cipria, ho utilizzato sempre lei, la cipria della Benecos, che è la mia, la colorazione Porcelain. Come blush ho utilizzato questo qui della Pupa, nella collezione Like a Doll, che lì vedete più rosa, ma è più un rosa tendente al pesca. È un colore abbastanza chiaro. Ed è questo qui, che ha un effetto bellissimo, il problema è che dura 2 ore. E quindi andavo sopra con questo blush della Essence, il numero 60 Life's a Cherry, che è questo colore qui. E è questo qui a fianco. E questi, l'abbinamento praticamente di questi due prodotti mi faceva durare il blush tutta la giornata. Anche perché questo è il numero 60 della Essence, quelli che sono entrati in gamma a settembre, mi sembra, e hanno già una scrivenza maggiore rispetto ai vecchi blush della Essence. E poi per 2 giorni sono andata con questo qui della Benecos, che lì vedete rosa, ma è arancione, un pescato, è Sassy Salmon, questo qui. Non so perché li vedete in quel modo, però. Ok, il colore è questo qui. E questo devo dire, non è polveroso. Cioè, sì, vabbè, un pochino spolvera, ma non esageratamente. Anzi, rispetto a tanti altri blush, lo trovo non così tanto polveroso. E comunque, su di me ha una buona durata. Non arriva preciso e perfetto a fine giornata, però una buona durata. Poi sempre per la base ho continuato a, io dico, scaldare l'incarnato perché ecco, il contouring non lo so fare, ci provo, ma la terra questa qui della Pupa, che ha un profumo di cocco fantastico, e è la numero 01 For Sun Bronzing Powder, questa qui. E poi passando agli occhi ho utilizzato come primer sempre questo qui, l'ombretto in crema di Dior, che come vedete è stra utilizzato, sempre lui, perché mi uniforma perfettamente la palpebra. Essendo un colore così chiaro, mi va praticamente già ad illuminare da solo l'arcata sopraccigliare, quindi quando vado di fretta a volte non metto nemmeno niente e comunque la mia palpebra risulta perfetta, quindi va benissimo lui da solo. Poi ho utilizzato per 2 giorni su tutta la palpebra mobile questo ombretto che mi ha regalato Alessia quando era andata all'apertura della neve, Dormouse Dreams, che è un color borgogna. Non so se riuscite a vederlo da così, sì, è un color borgogna ed è quello che ho anche oggi su tutta la palpebra mobile. E a me piace tantissimo come sta con i miei occhi. E quando ho utilizzato questo, sono andata vabbè, nella piega sono andata con, come ho fatto oggi, con la Naked Basics, con Naked 2 Faint e poi con Woos sotto l'arcata. E ho tirato una specie di riga di eyeliner con questo ombretto dell'Astra. Che lì sembra marrone, ma è in teoria un borgogna. Ora, se riesco a trovare un qualcosa per farvelo vedere, ok, sì, è un borgogna, eccolo qui, con questo colore qui. Poi invece ho utilizzato altre volte questa palettina di Catrice che avevo ricevuto in scambio con Fede Kitty e è la numero 010 The Seasons Must Have, e se gliela faccio aprirla perché questa è durissima, ok,
Io ho utilizzato questo rosino tendente al dorato su tutta la palpebra mobile e poi sono andata nella piega facendo un mix di questi due colori. E quando ho usato questa, come base ho messo sotto il long lasting della Kiko, il numero 21, che è un dorato tendente al pesca. Sì. Questo qui. Eccolo, e questo riusciva a tirare fuori dei riflessi molto molto belli da questo ombretto della Catrice. E quando ho utilizzato questa, ho tirato una specie di riga di eyeliner con questa matita dell'Astra, la numero 09 Illuminating Line. E è questa qui. E il colore è questo marrone qui. Questo marrone qui, questa qui. E poi invece un altro giorno siccome ho fatto, vabbè, degli acquisti da Attività, ho utilizzato questo nuovo color tattoo, che è il numero 35 On and On Bronze. Ed è un colore bellissimo, è questo colore qui. Ma eccolo qui. È un colore molto molto bello e anche questo l'ho utilizzato per 2 giorni perché mi era piaciuto talmente tanto. È questo colore qui, bellissimo. E quando ho utilizzato questo ho ripreso sempre la Naked Basics per andare nella piega con Naked 2 e Faint. Mi piace tantissimo questo color tattoo, è come stesura, come durata, come scrivenza, è uguale al Permanent Taupe, quindi per quello mi piace tantissimo. E quando ho utilizzato quello, sotto le ciglia inferiori, sono andata con questa matita della Maybelline, che se riesco a trovare il numero ve lo dico. Boh. Non lo so, non c'è il numero, comunque questa qui. Ed è questo colore che ho utilizzato sotto le ciglia inferiori, ed è questo colore qui. Quando ho utilizzato quello, traccia una linea sottilissima con quella l'attaccatura delle ciglia sopra l'occhio e poi sotto le ciglia inferiori, ma proprio una cosa sottile, diciamo. E poi come matita burro all'interno dell'occhio ho riutilizzato, no, magari faccio della parte giusta, lei, questa qui della Essence della Bloom Me Up, che come vi ho detto non mi dura tutta la giornata, però come scrivenza mi piace perché per me non è semplice trovare delle matite color burro che mi scrivano all'interno dell'occhio. Non sono tantissime le matite che mi scrivono all'interno dell'occhio. Poi, sempre per gli occhi, ho utilizzato il mascara questo qui della New York Color, che sta cambiando consistenza e già riesco a utilizzarlo meglio senza sporcarmi. È lo scovolino così, questo è quello incurvante. E poi quando sono andata quando ho utilizzato questa qui, ora non mi venivano le parole, però quando ho utilizzato questa qui ho ripreso il mascara questo qui, Borgogna, il Pupa Vamp, che è quello della collezione natalizia, che anche questo, come quello marrone, cioè a me piacciono, piace il risultato finale, però devo stare a pulire bene lo scovolino perché altrimenti non riesco ad utilizzarlo. Ok, si era scaricata, era piena la memoria della carta, quindi sono tornata. Passato in mascara, passiamo alle sopracciglia, sempre la matita questa qui di Kiko, che credo dopo questa settimana sarà finita, e il Lash & Brow della Essence. Per quanto riguarda le labbra, ho utilizzato diverse cose questa settimana. Allora, ho utilizzato durante la settimana come colore nude per me. Questo qui di Dior, che è il numero 681, questo qui, ma non so se lo vedete, che è questo colore qui,
È un rosa scuro, ma perché lo metti in posti impossibili? È questo colore qui, che a me piace tantissimo. E per essere un rossetto comunque che è abbastanza lucido, devo dire che comunque sulle mie labbra dura abbastanza, nel senso che quelle 3 ore senza svanire se le fa, cosa che per un rossetto così lucido su di me non è una cosa semplice, almeno riuscire a trovare. Poi, 2 giorni ho utilizzato questo qui, il rossetto, questo è la pupa I am, come lo volete chiamare. Questo è stato un nuovo acquisto, ma me ne sono praticamente innamorata. Ed è questo colore qui, che gli risulta più rosso, ma ha una punta di fucsia. E è il numero 407. Ed è questo colore qui, bellissimo. Ok, il colore è questo qui. Questo rossetto, io ho solo questo, quindi non so, non posso parlare per gli altri, però ha una durata estrema. Ci ho mangiato e è andato via comunque un pochino di colore, ma mi ha lasciato le labbra comunque colorate. Quindi mi è piaciuto tantissimo. E poi non secca le labbra, ma è abbastanza cremoso anche quando si stende. Mi piace tantissimo. L'ho acquistato da Tigotà con il 20%, 25% di sconto perché aveva una promozione, la rottamazione del make-up. E siccome dura fino al 30 aprile, probabilmente ci farò un pensierino di prenderne un altro. E invece, ieri ho utilizzato questo qui. Il numero 110 Never Ending Pink, che è dei Super Stay 14 ore della Maybelline, che hanno un odore fantastico questi rossetti e su di me durano tantissimo, non mi seccano particolarmente le labbra, devo dire, e il colore è questo qui. Questo mi piace tantissimo, veramente. Come smalti li prendo, ok. Come smalti ho utilizzato questo della New York Color, che è il numero 246 Park Ave, che non mi piace particolarmente perché non è omogenea la stesura e lascia tipo effetto bollicine, che sembra che non l'avete messo bene lo smalto. E poi mercoledì ho messo questo qui della Essence Sparkle Sand Effect, che è il numero 182 e lo rosy, che ce l'ho ancora sulle unghie. Devo dire, non è male perché l'ho messo mercoledì. Oggi sono passati 5 giorni e lo smalto comunque è bello, lì non si è rovinato, quindi mi piace abbastanza. Per 1,99 € si può fare, secondo me. E ecco ragazze, questi erano tutti i prodotti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!